Dunque, l'esercizio che vi assegno questa sera è il seguente. Abbiamo un'interfaccia Java dal nome Stack che ha come comportamento quello che abbiamo già discusso in precedenza, ossia gli elementi vengono gestiti al suo interno secondo una politica LIFO, last in, first out, il primo che entra e anche il primo ad uscire. Questa struttura definisce i seguenti metodi: il metodo push che inserisce un oggetto in cima a questo stack, in italiano lo possiamo chiamare pila, il metodo pop che rimuove e restituisce l'oggetto in cima alla pila, il metodo top che invece restituisce l'oggetto in cima alla pila ma non lo rimuove, e poi tre metodi: isEmpty, clear e size, che rispettivamente ci dicono se la pila è vuota, che svuotano, quindi clear svuota la pila, elimina tutti gli elementi, e size ci dice il numero di elementi contenuti. Quindi questo è un tipo di dato astratto senza alcuna struttura definita. Oltretutto è parametrica, quindi significa che noi possiamo inserire all'interno di questo stack solo oggetti dello stesso tipo. Quindi vi chiedo di fare le seguenti cose: andare a creare una prima implementazione utilizzando gli array e di affrontare anche le problematiche relative agli array. Ok? Perché qua c'è un parametro, come lo possiamo gestire questo parametro? E quindi creeremo una prima implementazione. Vado a creare subito la classe stack imp array. Poi andiamo a creare una seconda implementazione con un array list e poi un'altra implementazione con le linked list. Che cosa vuol dire implementare questa classe con un array? Significa che all'interno la struttura che userete per memorizzare i dati è un array. Che cosa significa che questa classe, che ho chiamato stack imp array list, deve usare l'array list? Che la struttura interna che va a gestire tutti i dati è un array list. Idem per linked list, useremo una linked list. Vi invito a creare un nuovo package, il package test, dove andremo a scrivere un programmino per fare alcune operazioni, per testare le operazioni di questa interfaccia e delle classi concrete che la implementano, e sarà possibile poi anche verificare che noi possiamo passare da un'implementazione all'altra senza modificare il codice, se non la piccola parte che definisce qual è la struttura concreta sottostante. Questo sempre per cercare di far capire qual è l'importanza dell'utilizzo di interfacce come tipi delle variabili. Non si possono usare le interfacce come classi che implementano qualcosa, ma si possono usare come tipi delle variabili reference, cioè di quelle variabili che fanno riferimento agli oggetti in memoria. Ho un array list sottostante, no? L'array list l'abbiamo già visto, ci abbiamo già lavorato, ha una serie di metodi che sono metodi che permettono di fare una serie di operazioni in maniera semplice. Ora, io devo realizzare, per esempio, come prima operazione, un push, cioè devo inserire un oggetto in cima alla pila. Ma io ho un array list. Devo decidere qual è per me la cima. È meglio l'inizio o la fine? Ci sono due metodi in array list. Uno è il metodo add, che ha come parametro l'indice dove inserire. L'altro è il metodo add, che inserisce in append. Allora, per inserire gli elementi è indifferente, perché posso sempre inserire in posizione 0, cioè all'inizio,
con l'altro metodo add e senza l'indice come parametro posso inserire il fondo. Allora pensiamo un po' invece alla rimozione. Se devo rimuovere un oggetto da un array list, è più semplice rimuoverlo dalla testa o dal fondo? In realtà è totalmente uguale, perché per rimuoverlo dalla testa uso di nuovo l'indice 0. Per rimuoverlo dal fondo uso size-1. Quindi vedete che potete decidere in maniera, cioè, abbastanza equivalente la scelta, però dovete prendere una decisione, perché sulla base di quello che decidete poi andrete a scrivere il codice. Quindi questa è la prima cosa che dovete capire: dove sta la cima dello stack? E per la linked list it's the same, è la stessa cosa, mentre con gli array no, con gli array c'è un bel po' di codice da scrivere. Questo stack ha un parametro, T, è un'interfaccia parametrica. Che cos'è T? Una qualunque classe, qualunque. Quindi può essere una classe di sistema che esiste già o una classe nostra che abbiamo creato noi. Per adesso noi lavoriamo con le classi già esistenti, quindi lavoriamo o con le stringhe oppure con le classi wrapper. Quando andate a creare l'implementazione, create una struttura contenente delle stringhe. Però, qui, attenzione, possiamo andare a vedere cosa succede quando scrivo implements stack. Allora, la prima cosa che mi dice, mi dà errore, perché naturalmente mi dice guarda che devi implementare i metodi. Ok, io clicco su add unimplemented methods, così mi propone già tutti i metodi da implementare, non me li dimentico. Ma c'è qualcosa in più. Se vado qui su stack c'è scritto add type arguments to stack, quindi devo specificare qual è il tipo di elementi contenuti nello stack, perché stack è parametrico, non può rimanere così. Abbiamo detto che contiene string, benissimo, string. Bene, adesso io sto lavorando con una stack che contiene delle stringhe, e se un domani volessi cambiare e usare e creare uno stack, cioè creare un'implementazione della classe stack contenente degli interi, lo posso fare. L'importante è aver specificato il tipo in modo tale da superare le problematiche della programmazione generica fatta con object, che, ripeto, abbiamo visto già trattando i generics. Andatevi a vedere il video, così vi viene in mente qual è il problema. Vi ho detto, dobbiamo stabilire qual è la struttura interna di questo dato. Vogliamo usare un array list, quindi qua devo andare a definire la struttura, cioè le variabili, quelle che sono le variabili di istanza. Questa non è una struttura astratta, è una struttura concreta, una classe concreta. Deve avere qualcosa che mi contiene dati, le stringhe. La mia stack è una lista uguale new array list. Poi attenzione, importo list, import array list, ma anche queste sono classi parametriche. Quindi devo dire, ma dentro questa lista cosa c'è? Ci sono delle stringhe, string, e qui basta mettere minore, maggiore. Le operazioni che vedete qua sotto le devo implementare tenendo conto che lavoro su questo stack. Per noi la testa dello stack è il primo elemento, giusto? Ecco, però, quindi io dovrei andare a scrivere una cosa di questo tipo. Per non usare lo zero, vado a dichiarare una costante di classe. Come si dichiara una costante di classe? Scrivendo. Ah, poi qua, scusate,
Ho dimenticato una cosa importantissima, private, me lo dimentico sempre ultimamente. La costante di classe è un public static final 0. Chiamiamola head. Head uguale 0. Manca int naturalmente. Ecco, così invece di scrivere qui 0, cioè usare un literal intero, metto head per rendere più leggibile il codice. Costante di classe perché vale per tutti i metodi, cioè per tutte le istanze, non i metodi di questa classe. Quindi ho utilizzato il metodo add della classe che sto utilizzando per la struttura. La classe che sto usando per la struttura è la classe ArrayList, ma è che implementa l'interfaccia list. Quindi se andiamo a vedere la documentazione di questa classe, vedete che c'è questo metodo add. Potevo anche usare add first, però non vorrei dire una stupidaggine, ma mi sembra che add first forse è presente, esatto, dalla, ricordavo bene, è presente solo dalla versione 21, quindi in precedenza non c'era. Dall'esterno, chi userà eventualmente questa classe o l'interfaccia stack non si accorgerà mai che noi stiamo usando una ArrayList, non gli interessa saperlo. Bene, adesso provate a fare il pop, il top e is empty, clear size, utilizzando i metodi dell'interfaccia list. Questo dovete fare.